dentro al suo posto Nicolò Flores, mentre subito dall'altra parte la 1 del San Reggio Emilia, tentativo dall'arco che va a segno, che hanno una discrepanza di una decina di secondi, palla persa per Guadalupe e per l'Epi Casa Brindisi, in transizione non può sbagliare Imran Suljanovic, schifeo l'errore, il rimbalzo e adesso l'attacco in fase offensiva della 1 3 Reggio Emilia con Suljanovic che si alza dall'arco, va a segnare il quinto punto della sua partita, 28-22, ma adesso ancora Reggio Emilia che ha l'opportunità di ampliare ulteriormente questo tipo di vantaggio. Altra tripla tentata, altra tripla andata a segno, è stata affatto gradita la giocata di Allegretti e la palla persa in questo caso che può regalare a Reggio Emilia comunque un possesso importante con Suljanovic, 3 su 3 di fila. Restano Codelupi oltre a Suljanovic, Demel Adi, tanto altra tripla e altra conclusione vincente per l'errore di Pietro Basta, il rimbalzo con Suljanovic che si proietta subito in fase offensiva, tripla